Lassù si vede l'eremo dove è stato fatto il cinema. Da lassù venivano laggiù, la collina della più giù, giù c'era un brecciaro, l'acqua, ne venivano giù pure per bere, poi una stradella veniva alla casa nostra, gli davamo qualcosa, un altro, quello, che poi a tempo di guerra... No, a strada che va giù lì, sotto a Pepe là, a Mazzagalli lì, aspettando, però noi giù, apposta c'erano i forni, perché sta giù che non si vede, sta in basso. Allora questi cristiani che erano, stavano lassù, scappavano giù per rimediare cosa da mangiare, no? Sono passati, sono venuti giù da noi e gli dassimo, gli danno una fetta di pane, la pizza, noi abbiamo fatto il pane, non mi ricordo. Poi dopo, un avanti l'altro, c'è una stradella per venire qua a Brecciaro, e uno scivolò, mi è rimasto in braccio che si ritirò così, e noi andavamo dietro, no? Quella faccia ancora mi pare da vederlo. Oh. Ma io sai quanti anni sono questo qui, Candino? Quanti? 70. 70 anni, da quando mi sono sposata e sono stato sempre avevi... qui. Lughetti Gelsomina, classe 29. Ma noi eravamo amici, io ci sono stata a casa degli ebrei, capirei, ci sono stata pure a Roma dagli ebrei, dopo ci conoscevano, eravamo amici, come si dice, no? Le avevamo nascosti, certo, non stiamo nascosti di casa mia, però giù da noi ci venivano, guarda, gli ebrei si mettevano a zappare, a fare, perché stavano, per non passare... Questo sì, lo ricordo degli ebrei. Quindi l'hanno pure salvato, insomma. Certo. Mo quelli ormai saranno morti tutti. Pura... No, a figa... quello lì, cioè, nel senso che è un atto di resistenza, capito? Nasconde qualcuno, che se lo portano via, è un atto di resistenza, una cosa insomma... Sì, ma noi certo che l'abbiamo nascosti. Quando che si erano portati via mio padre, te l'ho detto, mi sa prima, che perché volevano i muli. Ah, sì, sono passati da Pippo, sarebbe quello dove ci stava Alfredo. Sì, si combinava con lui. Sì. Allora, quello aveva nascosto i mucche, però dopo quando cercavano i muli gli voleva dare mucche per portare via roba, invece non l'hanno volute, dice no, noi i muli, allora sono venuti lì da mio padre, noi pure non giavamo nemmeno a Somara, non giavamo, allora dice, beh, non dare muli, portare via camerata, capistola puntata all'orecchia, se non camminava gli sparavano, camminava mio padre, andavano giù da una vicina che c'aveva Somara, per dargli, dice, damo da quella che c'ha. E allora, e mia madre appresso. Allora, mio padre si rigirava, dice, lasciatelo che c'è un buon padre dei sei figli, era vero, eravamo sei. Dice, voi moglie, pare caputi anche a voi. Però non è che gli hanno sparato, dopo gli era da Somara. E a Somara dopo quando sta verso Garvi l'hanno rilasciata, non lo so, o so dove scappa via, insomma, l'hanno recuperata però, questo qui, Non si sa, adesso l'unica cosa certa è che stiamo qui, per il resto, però... Pure a me mi hanno rubato un maiale. E allora è stata miseria. In ogni modo, con la perquisizione, trovarono questo Gaetano morto. E poi... Sì, ma sì,
Qua su dentro, là giù dentro al fosso, nonno parlava del fosso dei viole, parlava del... Ah sì, ma però erano quelli, però dopo io non so se erano i tedeschi, gli americani, o erano i partigiani che venivano da casa. Ma erano i partigiani quelli. Oh. Stavano i partigiani a parte di là, verso Valby, dentro un posto, una montagna grande. E gli davano, A San Pancrazio. Però stavano qua giù basso, sotto San Pancrazio. Sotto San Pancrazio, tra Calvi e San Pancrazio. Sì, sì, e allora gli portavano da mangiare, qualche volta uscivano giù pure. Però erano insomma, erano intervistati, già capito? E gli toccava cambiare posto ogni tanto, perché sennò... li ammazzavano, capito? I tedeschi, figurati, dicevano... Loro, adesso ne facevano i fornaci, qua c'è una cava, sopra Sant'Andrea lì, una cava grande. E c'era fornaci, ci ho lavorato pure io, ero ragazzetto, allora ci stava fame, ci stava tutto. E allora calavano lì. Insomma, stavamo a lavorare noi tutti quanti, eravamo parecchi, perché chi faceva le mine? C'era lo scongassè che faceva breccia, allora erano tutte altre cose, capito? E così, poi dopo se ne andavano e gli davano qualche cosa, insomma, ci stava il nonno suo, era bravo, era. Sono morti tutti i forelli, perché facevano una calce con i fornaci, capito? Da questa montagna venivano giù, in questa dove si lavorava, erano partigiani che stavano internati su verso le viole, su, dentro, giù, ecco, capito? Stessa cosa di Casi per Calvi, c'era a Calvi la famiglia d'Achille che ospitava il partigiano Costorella Orazio, che poi purtroppo fu fucilato. Il partigiano ospitato dalla famiglia d'Achille aiutava la famiglia ad andare in montagna per le fornaci e per la legna. Quando questo ragazzo decise di andare in montagna, Orazio decise di andare in montagna perché conobbe un altro siciliano, Gaetano Di Blasi, che già era partigiano, quasi quasi si opposero, perché avevano paura che andassero male le cose, come dopo di fatto ci sono andate. Perché Orazio era indeciso se andare, ma una volta conosciuto Gaetano Di Blasi, che era un partigiano veramente deciso, veramente... E ci stavano pure gli italiani, quelli che erano scappati dalla guerra, Porelli, erano due siciliani, erano due grandi musicisti. Due siciliani. Ah, sì. C'erano. Ti ricordi i nomi? Ve li ricordate? Io faccio la ricerca. Uno si sposava a Torri, uno si chiamava Donino, e un altro si chiamava... Clarinetti, io posavo il basso, quanti ballabili, quanto era bravo. Quindi erano due suonatori. Due fratelli. Erano scappati dalla guerra e fuggiti, si sono annidati qui a Montepono. E sono rimasti qui? No, dopo uno si è sposato a Torri, poi non so, mi sa che è morto quello. E un altro stava a Roma, capito? Tonino. Tonino. Quell'altro si chiamava, un nome un po' difficile, ma non me lo ricordo. Senti una cosa, questi due che mi dici, uno abitasse a Roma e dopo trasferito a Roma, e uno a? A Torri, qua. Torri. Sì, si era sposato a Torri. Era sposato a Torri. Sì. Allora, se tu cortesemente... Torri praticamente
di che classe potevano essere? Dunque io avevo 12 anni, loro hanno avuto 27, 28, 30 anni, insomma più o meno. Quindi ne ripetono perché erano stavano in guerra. Se io per esempio... Vedi come me lo sono ricordato? Come si chiamavano? Saverio e Tonino, due fratelli. Siciliani. Siciliani. E noi c'avevamo un porcile, allora si diceva, no? Un porcile, insomma, fatto... E c'avevamo un per maiale. Mamma mia, la mattina va là, dice, il maiale non ci sta più. Allora stavano i tedeschi, noi l'avevamo preso, insomma, dicevano, fatto capire, l'hanno preso loro. E poi c'erano un pezzo di patate, cantolfe loro gli dicono, no patate, con quelle che c'era una pala, con un manico corto ancora, sì, ma è rimasta lì. Quelle palette. Le cacciavano tutte quante e se le portavano via, se portavano via tutto. Però dopo c'era un pezzo di vacca, un pezzo di carne così, una questa vacca, non mi ricordo se l'hanno presa qui, ma da un'altra parte mi sa. Capito? L'hanno portata già, tutto a pezzi, tutto quanto. Che poi dopo non c'era cosa per metterla un po' di giorno, la potevi mangiare mica stare nei frigoriferi, tutto, la buttava via mamma. Purtroppo la vita era così allora. Ho fatto una, mo perché mamma è morta mia moglie, porella. Allora quando mo ha sposato con Beatrice, l'hai intesa quella che ho fatto? No, me l'hanno detto. Dico, quando sei partita, che insomma è partita, è entrata all'ospedale e poi è morta, mi hai donato una rosa, come triste e sfiorita, senza amore per me, l'ho bagnata di pianto come forse il mio destino, tu non scrivi e non torni, te sei fatta di gelo, così passano i giorni senza amore per me. E Dibra? Perché devo fare io me. La vita.